Ormai il procedimento è chiaro. Riappaiono dal buio della storia persone dimenticate che hanno avuto questioni con me, questioni in questo caso che sono assolutamente di principio. Tant'è che basta guardare le carte se uno fosse in grado di dire cose certe. Allora, il direttore della galleria dell'Accademia di Venezia, che è una persona sensibile e gentile, in un accordo con il Louvre, dico il Louvre, concede in prestito un disegno, l'uomo vitruviano di Leonardo. Benissimo, è una decisione. Io sono tra l'altro nel consiglio d'amministrazione di quel museo e Manieri Elia concede il prestito. Nessuno protesta, non capita nulla. Quando improvvisamente qualche restauratore parla con una signora che si chiama Signorini, una signora che fa la restauratrice, la quale è diventata incredibilmente presidente di Italia Nostra e coinvolge Italia Nostra, che oggi la guarda come se fosse una figura che viene dall'aldilà, da un altro mondo, e non si capisce come è diventata presidente. Italia Nostra è coinvolta in un'operazione che accende la polemica sul prestito. Ora, se c'è una cosa che non può patire danno, altro che nella mitologia di restauratori che vogliono decidere cosa fare del patrimonio artistico, quello è il disegno di Leonardo, che nessuno vede mai. Quando venne in Italia un grande architetto che voleva vedere quel disegno, io che all'epoca ero direttore dell'Accademia, dovetti farlo ricevere con i guanti, quindi un rito molto complesso, e tutto questo accadde, ma sempre con queste figure che controllano, che sentono il pericolo per un foglio che si può spostare in assoluta sicurezza. E intanto, infatti, quel foglio ebbe l'autorizzazione. La polemica di Italia Nostra fu una polemica sui giornali e poi arrivò alla radio. E io dissi quello che pensavo di questa signora che diceva delle bugie. Il buco che c'è al centro dell'uomo vitruviano è il buco del compasso. Nessun problema, un foglio assolutamente tranquillo che può riposare. La mania e la mitologia di far riposare le carte, benissimo. Ma perché io devo leggere? Fui diffamato. Certo, io l'ho aggredita, lei ha deciso di querelarmi e poi il procedimento non è andato avanti perché siccome c'era un'autorizzazione del Ministero che ha confermato la decisione dopo un sopralluogo a cui anch'io ho partecipato, e diversi tecnici che hanno visto il disegno, ha confermato il prestito al Louvre, questa cosa è andata. E quindi la signora Signorini aveva torto. Io l'ho maltrattata probabilmente per radio, le ho detto incapace, morta di sonno, eccetera, e lei mi ha querelato. E cosa avviene? Avviene che la querela non le dà soddisfazione perché il Parlamento, io al momento ero parlamentare, decide che non si deve procedere. Quindi la cosa finisce lì. Ecco perché. Ma lei oggi, dopo 5 anni, diceva, fui diffamata ma non sono onorevole. Allora cosa fa? Le lascia l'intervista alla Bucca delle Lettere del mio giornale quotidiano, Sgarbi Quotidiani, e comincia a diffamarmi. Dice, Sgarbi scrisse che doveva partire in cambio di 2 capolavori del Louvre. Era, come dire, l'accordo fatto fra il Louvre e l'Italia, fra il Louvre e il Quirinale. Io non c'entro niente. Lei mi diffama e quindi adesso io la querela l'ho vinta e lei dovrà essere querelata, viene dal nulla, non potrò non querelarla quando dice uno scambio per la mostra dell'anno successivo al Quirinale su Raffaello con cui collaborava. Io non ho collaborato alla mostra di Raffaello, menzogna. Che bisogno ci fosse, povera signora Signorini, che lei dicesse una menzogna per cercare di dimostrare che la vittima, quando era vittima solo di se stessa, del suo errore, riconosciuto dal Ministero, quando fu data l'autorizzazione perché l'opera andasse, come era giusto che andasse, alla mostra di Leonardo. L'accordo era questo, che Leonardo avrebbe celebrato Parigi, quindi il Louvre, e che Raffaello avrebbe celebrato Roma. L'accordo che non riguardava me, riguardava Mattarella, riguardava il presidente francese, riguardava il direttore del museo, il direttore dei musei. Io non c'entravo solo, io ho difeso il principio che l'opera non era così fragile da non poter andare a Parigi. Come è andata? Con autorizzazioni del ministero in cui io non avevo alcuna funzione. Qui invece viene fuori, è chiaro che quella sequela di insulti aveva ragioni personali. No, la ragione personale era che io ritenevo che una persona che parla a vanvera
vada in qualche modo sanzionata. Non si può consentire che si alzi Italia Nostra, non perché Italia Nostra, grande istituzione in cui grande persone, c'è il nostro amico che oggi fa il segretario generale, come si chiama, l'amico che è sempre con noi, e persone che sono sempre state in perfetto dialogo con me, a partire dal Campisi che è segretario generale, e poi il Ripa di Meana che è stato grande presidente, e poi Rutigliano, quindi rapporti ottimi. No, lei ha, e possono dirlo gli amici di Italia Nostra, coinvolto loro in una sua personale battaglia come restauratrice in nome di un errore, perché l'opera è stata prestata con tutte le autorizzazioni del Ministero, non mie, e io non avevo alcuna ragione personale. Querela al Fatto Quotidiano. E poi insiste dicendo: l'insulto per Sgarbi è una strategia che gli ha garantito successo, e questo riguarda Capra, riguarda tante cose che fanno parte del divertimento, dello spettacolo, della mia vita rispetto alle loro malinconiche esistenze. Come se lo spiega? Siamo in un'epoca di barbarie, querela. La barbarie non c'entra niente, lo spettacolo non ha niente a che fare. Uburua di Jarry era un insieme di merda. Non se lo ricordano. Chi legge Céline, chi legge Mille, ma non può saperlo la signora Signorini. E quindi parla di barbarie, per cui chi vocia più forte offende di più ha ragione. E intanto la mia querela, quella che lei mi ha fatto, è stata archiviata. Fa audience a 70 cause, io ne ho più che 70, e molte le ho vinte, alcune le ho perse. Alcune le ripaga dando quadri di livello dubbio. Io non ho mai dato quadri per pagare querele. Per pagare la querela va fatta a chi lo dice. Il livello dubbio è il livello delle sue idee. Le mie opere, le opere della mia collezione che non vengono date a nessuno, sono opere la cui qualità è documentata dalle pubblicazioni. Ma qui si dice quadri di livello dubbio, con me che ho lavorato nel settore non può farlo. Non l'avrei fatto perché nessuno mi ha condannato. Qualcuno, forse, un giorno condannerà lei per le bugie che dice, per le menzogne, per l'incapacità di riconoscere che ha sbagliato, ed è per quello che io l'ho aggredita, perché sbagliava, perché coinvolgeva Italia Nostra nei suoi interessi di restauratrice, facendo dire a Italia Nostra come istituzione un pensiero sbagliato su un Leonardo che è stato prestato con tutte le autorizzazioni. Io non avevo alcun interesse personale e nessun rapporto con la mostra di Raffaello. Non mentite, non continuate a mentire. Ogni giorno articoli andando a rimestare in un passato pieno di cose che è meglio dimenticare, perché non ho mai offeso qualcuno per offenderlo. Ho detto quello che pensavo di persone che sbagliano e pretendono di avere ragione e offendono. Nessun rapporto tra me e il Quirinale, un rapporto fra il Quirinale e il Louvre, un prestito avvenuto in un accordo fra loro in cui non c'entro assolutamente nulla. Perché vuol mentire in questo modo, signore e signorini? Perché vuol diventare come Travaglio e Macintosh? Perché vuol diventare come questi? Non si è il loro strumento, non si presti, non le è utile. Lei mi ha querelato, la cosa è finita, ci sarà adesso una querela. Sarò io a querelarla, signore e signorini, per le bugie che ha detto.